Questo programma è offerto da Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Non è una buona giornata questa per il Bari, appena terminata tra Entella e i biancorossi, 3-0 la Mantia, Troiano, il gol dell'ex De Luca, a nulla è servito, 3-1, scusate, a nulla è servito il gol invece di Cristian Galano. Il Bari perde anche il suo portiere Mikai, fa un brutto fallo al 40esimo e viene cacciato. Commenteremo questa partita insieme a Salvatore Guastella, ben ritrovato Salvatore. Grazie Barbara, buon pomeriggio a tutti. E ben ritrovato anche a Cristian Siciliani. Ciao Barbara, buon pomeriggio. Prima di aprire la linea alle telefonate, insomma di commentare, di andare a vedere questo Bari a che punto è della classifica, però c'è da dire Salvatore che non è di certo la prestazione dalla prima della classe. No, purtroppo. Oggi il Bari aveva una grande occasione, cioè doveva dimostrare che era meritatamente, e lo è ancora, se per questo prima in classifica, seppur in condominio con altre due squadre, oggi aveva la possibilità di dare un'ulteriore prova di autorità, battendo, se avesse battuto l'Entella, perché si staccava, si metteva da solo a 3 punti, per poi poter giocare con un po' più di leggerezza d'animo lo scontro diretto che c'è la prossima partita. Invece abbiamo fallito l'occasione, abbiamo giocato male, nel primo tempo assolutamente non c'eravamo, ci siamo fatti vedere dalle parti di Jacobucci al 48esimo, con quella mezza situazione con Floro Flores che ha provato a deviarla ma non abbiamo fatto granché, e poi abbiamo giocato 20 minuti la ripresa, giocare 20 minuti su 90, perdi. Insomma, Cristian, poche occasioni ma anche tanti errori, forse gli stessi sempre che commette questo Bari, soprattutto in difesa. Sì, soprattutto questo Bari conferma di soffrire i campi piccoli, conferma di soffrire soprattutto le squadre che la mettono sul ritmo e sull'aggressività, perché spesso poi, no, Salvatore, in questo campionato abbiamo visto come il Bari abbia concesso sistematicamente il primo tempo alle squadre avversarie. Spesso ci è andata bene, spesso ci può andare male, come è accaduto questo pomeriggio. Allora, grazie alla tecnologia, quindi gli smartphone eccetera, io mi sono tolto lo sfizio di vedere il campo piccolo. Il campo di Chiavari è 105x65, è piccolo perché non c'è la pista, non c'è il campo per destinazione, ma il terreno di gioco dove si gioca è 105x65, quindi non è piccolo. È come quello del Bari, il Bari sarà 108, non lo so quant'è. In ogni caso, detto ciò, è vero che soffriamo il sintetico, è vero che ma questo capita a tutti, ma non sì, può soprattutto e le non squadre deve, le squadre aggressive, questo non Bari può fa e fatica. Non deve essere un alibi, perché certo. Ormai sono anni che ci giochiamo e non è il solo campo di sintetico, che semplicemente che oggi si è vista una squadra affamata che aveva voglia di emergere, e mi riferisco all'Entella, è una squadra che andava due marce sotto il ritmo che aveva l'Entella per tutto il primo tempo. E mi sembrava anche abbastanza logico che l'Entella non potesse durare 90 minuti come i primi 45, tant'è che il Bari per un quarto d'ora, 20 minuti, il secondo tempo la partita l'ha fatta, siamo riusciti anche ad accorciare le distanze. Grazie poi all'ingresso di Brienza, è vero che si è fatto male Anderson, però Brienza aveva dato qualcosa in più. Troppo poco per rimediare a una prestazione globalmente al di sotto di quello che sono ampiamente le possibilità di questa squadra, e quindi abbiamo perso. Cioè, questa è una sconfitta meritata. Non può rappresentare un alibi quel fallo su Basci in occasione della terza rete dell'Entella. Sì, lo commentiamo tra pochissimo, sì. Cristian, perché andiamo dal nostro Italo Cinque Palmi per risultati e classifica. Buonasera Barbara, un saluto a Cristian e Salvatore da te in studio. Dunque siamo sempre lì, le zone alte della classifica. Per fortuna, nonostante la sconfitta, andiamo dunque a leggere i risultati dopo questa giornata di campionato. Avellino Carpi 1-1, Entella Bari 3-1, Palermo Venezia 0-0, Brescia Salernitana 2-0, Cremonese Spezia 1-0, vittoria del Cittadella in casa del Foggia per 3-1, 3-3 fra Frosinone e Cesena, Novara Empoli 1-0, Parma Provercelli 3-0.
0-0, Pescara, Ternana 3-3 e domani si giocherà la partita tra Perugia ed Ascoli. La classifica dopo questa giornata di campionato, tre squadre come possiamo vedere da grafica in testa alla classifica per punteggio, sia 29 Parma, primo posto, secondo il Bari, terzo il Palermo, seguiti da 27 punti Cittadella e Frosinone, sesto posto per l'Empoli a 26 assieme a Cremonese, sempre 26, e Venezia fino all'ottavo posto. Dunque questa è la classifica aggiornata dopo questa giornata di campionato, come stavamo dicendo. Noi nel frattempo vi ricordiamo che potete scrivere sulla pagina del TB Sport i vostri commenti e le vostre domande, anche sulla pagina di Telebari, e nel frattempo andiamo a sentire le parole del mister Fabio Grosso in attesa di leggerle poi in diretta. Ci sentiamo dunque più tardi, Barbara. Grazie, te lo scrivete ovviamente sulla pagina del TB Sport, ma chiamate anche allo 085019998, siamo pronti per aprire la linea delle telefonate. Ritorniamo invece al fallo su Bascia, Cristian, perché il gol di De Luca potrebbe essere nato proprio da quel fallo. Sì, probabilmente c'era un fallo su Bascia, l'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco, poi Brivio è stato molto bravo con quell'esterno sinistro a servire l'ex De Luca, che ha praticamente chiuso il match, però non deve rappresentare un alibi, perché come diceva prima Salvatore, la sconfitta è stata poi alla fine assolutamente meritata per quanto si è visto in campo. Sì, ci poteva stare il fallo, onestamente, anche se l'arbitro era vicino e il suo giudizio mi sembrava anche abbastanza facile, quindi forse non lo so perché ha deciso che non era fallo, però abbiamo fatto troppi errori nei gol, troppi errori di lettura e di marcatura nel primo, sul secondo e sul terzo abbiamo fatto degli errori, insomma, che non si dovrebbero commettere a questi livelli. Il primo, l'irruenza di Tonucci su quel fallo da rigore, sicuramente, visto che stava correndo, era a 2 metri dalla linea di fondo. Un fallo inutile. Un fallo decisamente inutile. Rischi, insomma, no? Un fallo, bastava accompagnarlo fino a fuori e se ne andava tranquillamente fuori. E la diagonale fatta male, non c'era proprio, anzi la diagonale su De Luca, su quel passaggio molto bello, perché è stato un passaggio molto bello, però anche non sul si primo, può prendere Chiamozzi si fa saltare facile da De Luca, sì, lo sì. Stesso Tonucci bruciato dalla mantia. Vabbè, ma la mantia è... Insomma, non è no, certo, però un pezzettino. Sulla voglia e la determinazione che avevano i calciatori della però Marcella, a parte questa è la descrizione dei gol subiti. In ogni caso, tutto il comportamento del primo tempo è decisamente stato da... Michè prima del gol ha fatto 2 miracoli su sì, De Luca. Sì. Il migliore in campo. Almeno nel primo tempo, dai. Primo tempo è l'assoluto Michè il migliore in campo, però ripeto, ci sono delle giornate che nascono male e finiscono peggio, come quella di oggi, e perché abbiamo perso con uno squalificato importante, Mikai. È una brutta prestazione. È un infortunato altrettanto importante, sì, Anderson. Sì, Anderson che si è fatto male. Muscolare da verificare. Guarda, non ci siamo fatti mancare non nulla mancare questa niente, sera. E poi è singolare che si sono fatti male sia Luppi che Anderson, sì. Quindi due che correvano a 1000 all'ora. Peccato. Peccato. Speriamo di catalogarla come una giornata assolutamente... Negativa, speriamo. Soprattutto da dimenticare. Sì, da dimenticare in fretta. Intanto abbiamo il primo telespettatore in linea, pronto? Barbara? Buonasera. Buonasera a te, Mimmo Biancolatto. Prego, buonasera. Ciao Mimmo, buon pomeriggio. Cristian Salvatore. Ciao. Dobbiamo dire il vero, non diamo colpa al campo, piccolo, più grande, bisogna dire il vero. Il Bar in trasferta vale quasi zero. Bisogna essere chiari, in casa siamo la squadra più forte di tutta la Serie B, ma fuori casa ci manca la mentalità, è inutile che perdiamo la testa e troviamo scuse e non scuse, perché nel primo tempo non abbiamo giocato per niente la partita, cioè ormai si conoscono le doti di questi giocatori. Tonucci, io che faccio, diciamo, Tonucci così, Tonucci fa una partita che gioca bene, diciamo che è bravo, Tonucci mette la grinta su della partita, ma con i piedi vale zero, punto. Grazie. Beh, sì, tanti errori. Sì, Tonucci ha sbagliato, errori. Per oggi è difficile salvare qualcuno. Sì. Tutti hanno giocato al di sotto delle loro possibilità. Poi, al di là del campo piccolo, questo è un Bari che soffre in trasferta, come dicevo prima, soffre soprattutto squadre che la mettono sul ritmo e sull'aggressività, perché abbiamo visto il Bari oggi surclassato soprattutto a metà campo. Bascia camminava, Pietriccione e Teglio si sono visti poco, quindi poi... Era anche difficile per la stessa infatti, difesa poi contenere gli attacchi. Bravo, ha detto bene. Infatti no, io non darei la colpa a Tonucci oppure alla difesa in sé, perché oggi noi eravamo
eravamo assenti, insomma, sembravamo burro caldo nei confronti di una lama agghiacciata, cioè ci facevano quello che volevano nel primo tempo, quindi la difesa è sotto pressione. Infatti io parlo di fase di non possesso che siamo venuti meno, il reparto è chiaro che il reparto anche con gli attaccanti, perché anche Floro, sì, Flores, sì, Galano anche in prota pochino, cioè non hanno mai, non hanno mai opposto, intanto non hanno mai creato pericoli, mm-hmm. e poi non si sono mai opposti alle discese, perché venivano da tutte le parti, ci attaccavano e quindi abbiamo di conseguenza subito dei gol. E se non fosse stato bravo Mikai in due circostanze, poteva essere più largo il passivo del primo tempo. Questo deve far riflettere, deve far ritornare a lavorare molto duramente Grosso, cosa che già fa, però fuori casa la squadra deve avere più carattere e più personalità. Noi oggi ci presentavamo da prima della classe, mm-hmm. su un campo di una squadra che non è che stesse tantissimo bene in classifica messa. Oggi sembrava una parte invertita oggi, esatto, per come hanno giocato sul campo. Insomma, sì, per, sì, c'erano i presupposti per fare una partita contro una squadra che aveva certamente timore di noi, ma solo che se non lo dimostri sul campo, dalle prime battute, non si calato nel clima da battaglia che si sapeva sin da subito. Certo, ma sei tu che devi imporre alla squadra, devi dire state buone che vi facciamo, sì, male. Invece eravamo lì succubi delle loro giocate, delle loro iniziative, della loro corsa, della loro aggressività. Non abbiamo opposto nulla al primo tempo dell'Entella. 080-501-9998 il numero per intervenire in diretta. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo fare chiedere un parere. È possibile, secondo voi, giocare una partita, specialmente tutto il secondo tempo, con diversi giocatori fuori ruolo? Secondo voi è giusto giocare una partita con Teglio terzino destro per tutta la partita? È possibile giocare con Fiammozzi terzino sinistro quando abbiamo, penso, un ottimo giocatore che è De Lia? Poi è possibile giocare con Bascia a centrocampo, che è una cosa molto nota, che rallenta tantissimo il gioco? Abbiamo trovato due domeniche fa un Petraccioni a posto di come play davanti alla difesa, ha fatto molto bene. Io Grazie. Dobbiamo andare con ordine. A sinistra ha giocato Fiammozzi, però sono indisponibili sia Morleo che De Lia. Anche De Lia non figurava nella lista dei convocati. Per quanto riguarda Teglio a destra, per forza di cose comunque ha dovuto fare una scelta grossa, sì, dopo l'uscita di Anderson. Ha provato a schierare un Bari più offensivo. Dobbiamo dire anche che con Brienza in prote Galano alle spalle di Floro Flores, la squadra ha fatto comunque decisamente meglio prima della rete del 3-1 dell'Entella. Quindi forse era anche inutile poi sprecare un ulteriore cambio facendo uscire Teglio lì nel ruolo di terzino destro. Sono d'accordo. Con un unico cambio ha cercato per far entrare subito Brienza, sì, per riprendere possibilmente la partita. Era l'unico cambio logico che potevo fare, perché era abbastanza facile fare ruolo per ruolo. Faceva entrare Sabelli, che abbiamo visto che tutto sommato non sta poi così male, sì, col Sassuolo, e un tempo lo può tranquillamente reggere, seppur avendo giocato una partita pochi giorni fa, quindi mercoledì. Quindi tutti questi queste segnalazioni che ha detto l'amico da casa era insomma la conseguenza, ripeto, per far entrare in campo Brienza subito e senza sprecare altri. Non so, magari l'opportunità di far giocare Bascia in Coppa Italia contro il Sassuolo, perché oggi l'ho visto particolarmente affaticato. Già non è un fulmine di guerra, oggi ha fatto ancora più fatica lì, sì, in mezzo al campo. Non so se sei d'accordo. Sì, oggi sì, oggi Bascia l'ho visto due marce sotto, ma tutti, insomma, non è che l'unico che se l'è giocata sulla corsa si è fatto male ed è stato Anderson. Poi gli altri onestamente sono stati tutti un po' in difficoltà. Altra telefonata in linea, pronto? Buongiorno, sono Leo, salve. Buonasera. Saluto Cristian e anche... Ciao Leo, buon pomeriggio. Senti Cristian e Salvatore, vorrei capire una cosa. Intanto l'intervista alla Gazzetta di oggi, di Grosso, che insomma la mette quasi sul pessimista, io mi invito a leggere, a rileggerla, cioè non è che dia molta forza alla squadra, anche Grosso, il primo tempo, devi anche motivare queste persone. Io sentivo Aietti, veniva portato alle stelle di Schiavari, cioè ci vuole anche un allenatore che dia un po' di verba a questa squadra, visto questo girone di andata, abbiamo capito che il primo tempo la squadra non scende in campo
e si ripete. Altre cose da dire, Petriccione non ho capito perché non può fare, appunto come è stato detto prima, il centro mediano metodista, cioè avanti alla difesa. Sabelli perché non è sceso, visto che ha giocato bene, è stato tra i più positivi col Sassuolo, e poi alla fine la ciliegina sulla torta, scusatemi, oggi ce l'ho con il grosso, toglie Galano, toglie Fiamozzi, cioè è vero che mancano 6 minuti più il recupero, sono stati 11 minuti, non si sa mai. Grazie. Congelate un attimo le vostre risposte perché dobbiamo andare in pubblicità, a tra poco. Freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito. Progettazione, affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso. Fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Tua da 10.900 euro solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Rieccoci in diretta con il 91esimo minuto, continuate a scriverci sulla pagina Facebook del TB Sport perché tra pochissimo leggeremo i vostri commenti e anche le vostre domande. Intanto ci siamo lasciati sulle dichiarazioni, insomma, del nostro telespettatore circa i cambi, no? L'ultimo, quello di Galano. Salvatore. Ma, concordo un po', anche io sono rimasto un po' sorpreso. Però ritengo che questa partita qui potevamo giocare una settimana, secondo me. Non eravamo in grado di raddrizzarla. È stato singolare, si togliere un attaccante per De Lucia, mi è sembrato, forse non voleva intasare lì tutti da davanti, non lo so perché, però è stata una giornata storta anche per Grosso. Insomma, ora bisognerà affrontare un'altra, insomma, delle prime in classifica casa, però in casa è un po' tutto più facile, no, Cristian? È tutto un altro Bari, però sarà davvero un'altra partita, sarà il vero big match di giornata contro il Palermo. Ci saranno delle assenze nel Palermo, ci saranno anche delle assenze per quanto riguarda il Bari. Speriamo, continuiamo a sperare magari nell'effetto San Nicola, perché in casa, come abbiamo visto, è comunque tutto un altro Bari, però... Vediamo, sarà davvero una prova importante, prova di forza importante. La seconda, perché quella di oggi era anch'essa una prova di forza con un avversario un po' più debole, del Palermo sulla carta, e sappiamo com'è finita purtroppo per noi. Col Palermo spero che sia un altro Bari, o meglio, spero che sia il solito Bari casalingo, quindi quello quasi invincibile che è stato fino adesso. E magari chiediamo anche a Italo, se è all'ascolto, di darci informazioni anche riguardo le condizioni di Anderson. Intanto siamo pronti per dare il benvenuto al responsabile dei servizi sportivi di Telebari e Radio Bari, Enzo Tamborra. Buon pomeriggio. Sì, buona serata ormai, insomma. Ciao Enzo, buonasera. Ho giocato in Bari, oggi è da buonanotte, insomma. Comunque è stata veramente una delusione, una brutta partita, perché obiettivamente ci aspettavamo, sai, questo clima domenicale, fare... Insomma, a me ricordava un po' nelle premesse... la partita che vincemmo a Sassuolo, no? Quando col Bari di Conte, no? La partita che diede anche uno strappo alla classifica per il Bari. Sapevamo i risultati degli altri, era l'occasione per allungare, invece siamo inchiodati, per carità, sempre sulla vetta della classifica, però in compagnia di altre due squadre e con le inseguitrici che un po' si sono avvicinate, ma non è questo il punto. Il punto è che abbiamo rivisto il brutto Bari versione trasferta, un Bari che somigliava molto, sembrava addirittura quello di Colantuono dello scorso campionato, cioè un Bari che ha subito e basta, perché il primo tempo è stato veramente orribile, osceno, un primo tempo da squadretta più che da prima in classifica, perché l'Entella ci ha fatto a pezzi, due gol, ha comandato l'operazione, ha fatto quello che ha voluto. Il Bari credo che abbia tirato la prima volta in porta al 45esimo con un mezzo tiro di Floro Flores. Dopo l'intervallo
la partita doveva cambiare ed è cambiata, ma purtroppo dopo il gol di Galano, che effettivamente poteva essere la premessa almeno per un pareggio, c'è stato il gol del 3-1 dell'Entella. Devo dire che lì c'è l'unico nostro rimpianto, perché effettivamente c'è la sensazione che l'azione nasca da un fallo nei confronti di Bascia, ma è un piccolo appunto all'interno di una partita da dimenticare, dove Bari francamente ha fallito clamorosamente il suo primo esame da primo della classe. Insomma, ci aspettavamo ben altro da questa prestazione, invece è stato un Bari che è tornato indietro nel tempo. Poi fate voi, insomma, due mesi fa o lo scorso anno. Certo è che non può essere questa, se gioca così, una squadra che può ambire a chissà cosa. Per fortuna c'è un altro Bari, il Bari del San Nicola, che di solito ci rinfranca, però è chiaro che fuori casa devi cominciare a fare qualche punto in più, perché a prescindere dal fatto che hai vinto a Novara e poi hai pareggiato a Vercelli e Salerno, nella parziale classifica in trasferta credo che il Bari sia una squadra di medio-basso livello, e indubbiamente oggi l'ha mostrato per come ha giocato. Quindi continuiamo ad avere due Bari in tutti i sensi, un Bari in casa e un Bari in trasferta, un Bari quando attacca e un Bari quando difende. Bisogna andare verso un Bari unico. Enzo, soprattutto un Bari che dimostra di soffrire contro squadre che la mettono sul piano del ritmo e dell'aggressività. Questo è un problema che comunque ci trasciniamo dall'inizio di questo campionato. E non solo, un problema che probabilmente si accentuerà col passare dei mesi, no? Quando probabilmente ci saranno squadre che vorranno a tutti i costi fare i punti e che quindi si giocheranno il tutto per tutto con i Bari. Quindi evidentemente quando noi pensiamo al mercato di gennaio, noi pensiamo sempre al difensore, però bisogna trovare gente che abbia un passo diverso, evidentemente, cioè bisogna migliorare qualcosa probabilmente anche a centrocampo. Io sono dell'idea che in questo fuori casa, mi dispiace dirlo perché devo, come dire, muovere un appunto al giocatore più tecnico che abbiamo, però forse è meglio un centrocampo che faccia legna, cioè un centrocampo con Petriccioni in mezzo e con Busellato e Teio. Bascia è un giocatore di grande tecnica, a me piace molto, per carità, sì, è un giocatore molto oggi, bravo tecnicamente, però viene travolto completamente quando gli altri alzano il ritmo. Non capisco anche la scelta di Grosso, devo dire francamente, di togliere Sissé. C'è un giocatore che sta giocando così bene e che si mostra così disponibile rispetto alla squadra come Sissé, io francamente non lo toglierei mai, almeno in questo momento. Lo so Enzo, però io credo che quello che forse non hanno ancora capito, mi viene da dire questo, è che se non corriamo quanto l'avversario come numero di chilometri e soprattutto come velocità, difficilmente nel calcio ne vieni fuori. Puoi avere tutta la tecnica che vuoi, e qui vengo a te, però se non pedaliamo come gli avversari non vinci. A parità di tecnica devi correre di più, è solo che noi probabilmente non abbiamo queste caratteristiche negli uomini che sono scesi in campo, almeno oggi. Oggi ci hanno affettato, cioè la difesa ha sofferto perché hanno avuto campo libero per tre quarti di campo, e l'Entella ha fatto quello che ha voluto. Non abbiamo visto una mano a centrocampo di Improta, men che meno di Galano, non ne parliamo di Floro Flores, quindi Teglio e Petriccione e Bascia sono stati massacrati. Accentuati quei limiti dei difensori. E qui bisogna, non lo so, ci deve essere un cambio di tendenza. L'allenatore deve prendere atto di questa cosa qui e magari far fuori qualche nome, o meglio, fuori casa puntare su altri. E sono d'accordo con te. Enzo. Sì, è così, perché insomma perdere ci può anche stare. Ma perdere in questo modo no, francamente, perché sai, è stata schiacciante la superiorità dell'Entella, così come fu schiacciante la superiorità del Brescia. Ed è verosimile che due squadre di medio-bassa classifica siano così superiori al Bari, seppur nell'arco dei 90 minuti. Cioè, alla fine una squadra grande, se è grande effettivamente, può perdere, per carità, ma può perdere dopo una gara equilibrata, dopo un episodio sfortunato, ma non perdere per manifesta inferiorità, almeno dal punto di vista agonistico. Il Bari in questa sconfitta mi ha ricordato molto quella di Brescia. Anche a Brescia finì diversamente come risultato, credo 2-1, però effettivamente il Brescia ci travolse.
Lo stesso discorso vale oggi per l'Entella. Poi abbiamo visto, quando abbiamo cambiato un po' passo, loro sono scesi di ritmo. Insomma, qualcosina di diverso si è visto, ma per un quarto d'ora, e le partite non le puoi vincere in un quarto d'ora, le vinci giocando almeno un'ora su certi livelli. Devo anche dire che nelle ultime settimane forse il Bari aveva raccolto anche qualcosina in più rispetto a quanto avesse seminato. Cioè, paradossalmente il Bari è balzato al primo posto in classifica, forse in un momento di flessione complessiva. Sembra strano quello che sto dicendo, però io ho visto giocare meglio il Bari in altre occasioni, non mi aveva convinto con il Foggia, ne abbiamo parlato credo a lungo sì. Nell'altra occasione, e non mi aveva convinto neanche a Novara, cioè aveva fatto una partita discreta, ma niente di eccezionale. Paradossalmente in quei 180 minuti, che pure avevano evidenziato una flessione complessiva, anche da un punto di vista del ritmo, è fatto l'esempio di Improta, che è riconoscibile in questo momento, e ben altro Improta rispetto a quello che avevamo esaltato nei primi 10 giorni di campionato, sì. Il Bari aveva raccolto i frutti che magari avrebbe dovuto raccogliere in precedenza. Ora, io dico un'altra cosa, per fortuna questo è un campionato molto particolare, perché insomma nessuno è senza peccato. Io grazie a Dio ho avuto modo di vedere un po' tutte le partite, incredibile Frosinone al quale non bastano 3 gol per vincere le partite, stesso discorso vale per l'Empoli, che è una grande potenzialità ma che subisce puntualmente gol. Ho visto anche il Palermo, è vero che ieri si è scontrato contro la muraglia veneziana e quindi ha fatto 0-0, però tutte le squadre hanno dei difetti. Per fortuna, dicevamo, quest'anno non c'è né il Crotone degli altri anni, né il Carpi, né il Cagliari, perché altrimenti oggi con 6 sconfitte staremmo a parlare di un Bari distante almeno 8-9 punti dalla vetta. Io farei un parallelo tra questa classifica e la classifica, non so, degli scorsi campionati a cui facevo riferimento, e quindi vedremo una classifica completamente diversa, la vedremo con occhi completamente diversi. Però questa squadra ha dei difetti. La nostra speranza è che se sei primo in classifica avendo dei difetti, migliorando un po' puoi fare qualcosa di diverso. Me l'aspettavo stasera un miglioramento complessivo, cioè volevo vedere un Bari capace proprio mentalmente di reggere la situazione, perché oggi questo mi aspettavo dal Bari, no? Che andasse a Chiavari e giocasse una partita diversa sin dal principio. Questa era la mia testa. Accendo il televisore, vedo la partita e vedo in primo tempo una sola squadra in campo e la maglia bianco-celeste. Questo non va bene, insomma, questo non va bene, perché comunque non può essere questa una squadra da primo posto in classifica. Però siccome, ripeto ancora una volta, in questo campionato chi è senza peccato scagli la prima pietra, ci può sempre stare che il Bari sia primo in classifica insieme alle altre, fermo restando che a mio avviso si deve migliorare molto, perché fuori casa non si può perdere in questo modo. Va bene pure perdere, può succedere, ma non così. Non a caso il Bari ha già perso 6 partite e 5 in trasferta, che sono tante per una squadra di vertice quando ancora deve finire il girone di andata. Io francamente vado un po' a memoria, non ricordo negli scorsi anni una squadra che perdendo 6 partite, adesso aiutatemi voi, siamo quella di oggi era la 17esima giornata, 6 partite su 17, si è ritrovata prima in classifica. Faccio fatica a ricordare un dato di questo tempo, però va bene così, meglio per il Bari, però bisogna migliorare, perché oggi proprio la squadra non mi è piaciuta affatto. Purtroppo nel pomeriggio nero c'è stato anche l'infortunio di Anderson e la squalifica di Mikai, 2 assenze che comunque potrebbero poi pesare nel big match ovviamente contro il Palermo. Vabbè, potrebbero essere maturi anche i tempi per il rilancio di Sabelli, che almeno non è dispiaciuto nella gara di Coppa Italia dell'altra sera a Reggio Emilia, fermo restando che la Coppa Italia è un altro sport a mio avviso, si gioca su ritmi diversi, con uno spirito diverso, insomma la partita col Sassuolo è stata tanto decantata, ma io ho visto una partita, diciamo poco più che una partitella infrasettimanale, insomma, su ritmi abbastanza blandi, dove anche quelli che erano in ritardo di condizione hanno mantenuto il passo. Però una cosa è giocare quel tipo di partite, un'altra cosa invece è giocare con una squadra magari non di grandi valori, ma satanata come l'Entella. Io ad esempio oggi, per quello che ho visto oggi,
avrei voluto avere nel Bari Troiano, faccio un esempio, sì. Perché comunque sì. Un uomo così a mio avviso potrebbe tornare molto utile a una squadra come la nostra, non so se siete d'accordo, però un giocatore che è onnipresente, grande fisicità, grande personalità, leader in campo, si è fatto sentire, un leader in campo, cattivo, tra virgolette, mi sembra un giocatore che sarebbe tornato utile al Bari. Io quando ho visto la squadra dell'Entella, purtroppo ho pensato stamattina, oggi non sarà facile, non pensavo ad una sconfitta, ma pensavo ad un pareggio francamente a Chiavari, però quando hai in mezzo al campo gente come Eramo, Troiano e Crimi, che sono tre cagnacci, è chiaro che un po' soffri, insomma, viste le caratteristiche del Bari. Enzo, prima di salutarci, c'è qualcuno che salvi? Micali forse, perché comunque finché ha potuto, ha tenuto come dire, la barca a galla, insomma, parliamo di un 6 però per Micali, francamente non mi sembra che possa essere responsabile sui gol, in abilità, non dimentichiamo che l'Entella ha avuto già tre occasioni nei primi 5 minuti, se non sbaglio, sì. Correggetemi se sbaglio, ma ricordo De Luca scatenato oggi. Sì. De Luca scatenato, è sembrato il De Luca, l'ho visto giocare così soltanto in un Bari Spezia 4-3, se ricordate, no? Una partita dove segnò due gol lui, due gol anche Maniero, scatenato, amen, però devo dire la verità, al di là del fatto di essere scatenato, noi abbiamo due terzini che sono molto bravi a fingere, ma molto meno a difendere. Vi riferisco a Fiamozzi e Anderson, perché ogni qualvolta sono stati puntati, sono stati superati, perché addirittura nel primo tempo Aglietti giocava sempre sulla sinistra perché voleva che Luppi puntasse Anderson. Sì. E dall'altra parte invece De Luca ha avuto gioco facile contro Fiamozzi. Diciamo ce ne due volte del Bari, noi abbiamo una squadra probabilmente da Serie A quando attacca, ma non da Serie A, tutt'altro che da Serie A quando si difende. Bisogna trovare, ripeto ancora una volta, il punto d'equilibrio, c'è tempo per fortuna per trovarlo, però non possiamo sempre confidare sul fatto che le battistrada in B abbiano un ritmo molto lento. E allora Enzo, ti ringraziamo per essere stato con noi, ancora grazie a Enzo Tambora, responsabile dei servizi sportivi di Telebari. E voi chi avete scelto come migliore in campo? Glielo chiediamo subito. Guarda, io senza ombra di dubbio Micali per il primo tempo e poi gli altri la rimandati. Io aggiungo Brienza, perché con lui in campo comunque comunque sempre un Bari diverso. Sì, ma anche oggi Brienza la sua parte di partita dove cambia le cose non ne ha fatte tante di cose buone. Grazie Enzo, buona serata. Un abbraccio, ciao. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Tua da 10.900 euro solo da Car Service Bari. Concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iatigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Ed eccoci rientrati in diretta con il 91esimo minuto, vi ricordo il numero per intervenire in diretta 085 019998, vi ricordo anche di iscriverci sulla pagina Facebook del TB Sport perché tra pochissimo leggeremo i vostri commenti e anche le vostre domande. E a proposito di commenti, è arrivato quello di Improta sulla prestazione, io lo vado a leggere così poi la commentiamo insieme, ci sono stati degli errori, l'Entella è partita forte ed è quell'atteggiamento che avremmo dovuto avere noi, loro non vincevano da due mesi e nel primo tempo
tempo si sono visti a differenza nostra. In prota continua dicendo che adesso bisogna rivedere la partita per capire cosa sia successo. Il secondo tempo eravamo di nuovo noi, dobbiamo essere continui e ricordarci che non ci sono differenze tra le squadre, dobbiamo avere sempre la stessa cattiveria, quella che è decisamente mancata insomma questa sera. E si è sottolineato come alla fine Lentella, soprattutto nel primo tempo, ha avuto l'atteggiamento che in realtà avrebbe dovuto avere il Bari, che affrontava quella gara anche da primo della classe, quindi comunque considerazioni oneste e giuste quelle di Improta. Anche perché non è che potevi dire diversamente. Sì, la partita l'abbiamo vista. Era di piccina chi lo faceva, però, e raccontava un'altra partita. Raccontava favole. No, adesso non le vuoi raccontare più. E di certo non racconterà favole, mister Grosso. Siamo pronti per conoscere le sue dichiarazioni. Diamo la linea a Italo Cinque Palmi, sperando che ci possa informare anche sulle condizioni di Anderson. Italo, vengo da te. Sì, Barbara, allora ti dico subito, prima di leggere le dichiarazioni di Grosso, per quanto riguarda Anderson, l'ufficio stampa del Bari ha comunicato che lo staff medico biancorosso ha evidenziato per Anderson una lesione distrattiva al bicipite femorale destro, quindi i tempi di recupero saranno poi valutati in base all'evoluzione del quadro clinico, però è evidente che c'è sicuramente un problemino da dover risolvere. Dunque, dicevamo di Grosso, andiamo a leggere le sue dichiarazioni nel post partita. Se sapessi cosa è successo saremmo già un passo avanti. Conoscevamo il loro atteggiamento e ci eravamo preparati, ma è stato un primo tempo molto brutto e meritatamente siamo andati sotto. Non siamo stati in grado di tenere testa né per il gioco né nei duelli. Nella ripresa invece meglio, un episodio dubbio ha consentito che segnassero poi il terzo gol, mi riferisco al fallo a centrocampo, evidentemente quello su Bascia. La rete ci ha tagliato le gambe definitivamente. Dobbiamo essere in grado di avere sempre l'atteggiamento giusto per vincere, mi auguro che possa essere da insegnamento, è stato davvero un peccato. Se dovesse ripetersi ci lasciamo le penne. Peccato anche per Anderson, non l'avremo per un po' di tempo. Domenica prossima, poi, per la partita contro il Palermo, dipenderà soltanto da noi. L'atteggiamento dovrà essere diverso. Dunque queste le parole di Fabio Grosso. Noi ci sentiamo tra poco, Barbara, per il prossimo collegamento e per le domande dei nostri tifosi. Grazie Italo, visto che sei l'esperto, Salvatore, più o meno i tempi di recupero, quando lo rivediamo Anderson? No, devo vedere il grado di lesione qual è, però... È un muscolo molto... Ahimè, se ne riparla. Ahimè, io ne ho sofferto anche abbastanza frequentemente. Se non sei recuperato appieno lì, ci ricaschi. Ti ricordo se ne riparla per la ripresa del campionato comunque a metà gennaio. Sì. Se non è particolarmente... la lesione non è particolarmente grave, comunque meno di un mese non rientri. Però l'avevi azzeccato, subito. Ma visto dove si toccava... Il nostro commentatore Sky ha detto un paio di inesattezze gravi durante il primo tempo. Intanto che Anderson soffriva lupi, non ho mai superato. Quindi, e poi ha detto un'altra cosa proprio sulla zona dell'infortunio. Invece ho detto che un peccato perché Anderson era uno dei giocatori. Avrei voluto tanto sbagliare. Era uno dei giocatori più in forma, una delle sorprese in queste ultime giornate di campionato. Peccato. Speriamo magari di recuperare a pieno regime Sabelli, così magari sarà lui a dare una mano sulla destra, in questo momento. Sulle dichiarazioni invece di Grosso, Christian. Beh, in linea con quanto abbiamo detto in molto in oneste, molto, sì, oneste, sì, sì, molto sì. Obiettive, e soprattutto il passaggio su quel dubbio sul terzo gol, sull'azione dubbia che ha propiziato il terzo gol, mi conforta tra virgolette, perché il fallo ci poteva stare, ma non era stato così evidente da far saltare la panchina o chi era in campo. Infatti non ho visto neanche tante proteste in campo dello stesso Bascia, che tra l'altro si era lamentato diverse volte anche su falli non ricevuti non da lui personalmente. Non ho visto però questa cosa, però avesse fischiato ci stava. Il fatto che non abbia fischiato, l'arbitro era in posizione felice, lo ripeto, e non ho visto tutte le proteste che si scatenano in questi casi quando non viene fischiato un fallo evidente. Mi fa pensare insomma che non poteva essere una scusa, come ha detto Christian, quell'azione lì viziata da quell'azione dubbia. Grosso ha ammesso come anche lui non si aspettava comunque quel primo tempo. No, ma mi preoccupa invece la prima parte, cioè se io sapessi quello che è successo saremmo già sulla buona strada. La partita fatto la che neanche lui certo si spiega poi... quello che è accaduto, l'atteggiamento della squadra, come mai siamo ritornati agli albori di questo campionato senza voler tornare indietro. È una dichiarazione che fa riflettere, no? Mi fa preoccupare, perché
sai, quando l'allenatore non sa da dove ricominciare o cosa correggere, perché non si dà una spiegazione unica, perché probabilmente la partita sono tanti... l'hai preparata in quel modo, sapevi che l'entella l'avrebbe messa sul piano del ritmo e dell'aggressività e l'hai fallita. Non è che è venuto meno fallita. Uno, è venuto meno tutto. Tutto. Speriamo che rivedendo e analizzando questa gara riescano a trovare la strada per non commettere di nuovo questo errore. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Ciao Barbara, saluto Cristian, saluto Salvatore, sono Gianni Tagliapigia. Io vorrei solo far rilevare una cosa importantissima. L'approccio alla partita nel primo tempo è lo stesso per tutte le altre partite, è stato sempre così quando si gioca fuori casa. E poi un'ultima cosa, Floro Flores e Bascia sono veramente inguardabili, io non li vorrei più in campo. Cosa ne pensate? Grazie, buona serata. Grazie. Allora, l'approccio anche oggi evidentemente è stato sbagliato. Io mi piacerebbe vedere un Bari che dalla posizione in classifica con cui siamo ancora, siamo primi, vada su un campo di calcio e prova a fare il Bari che abbiamo visto nel secondo tempo. Quindi un Bari con personalità, aggressivo, perché la squadra che hai di fronte, se ti trovi la prima in classifica che comincia a martellarti, è chiaro che si impaurisce e abbassa tutte le velleità, prova ad accontentarsi. E se invece dai la possibilità di alzare la testa anche a una squadra moribonda, in questo calcio ti fa fuori. Quindi questa è una. Poi per quanto riguarda... Sì, due nomi che ha fatto Flores e Bascia. Io mi sarei aspettato qualcosina in più da parte di Floro Flores e mi aspetto un Bascia un po' più efficace lì davanti alla difesa, però se c'ha quel ritmo la sua tecnica viene meno, perché gli altri ti saltano addosso e ti fanno a pezzi. Oh, Bascia in determinate partite importante, in altre sì. Come quelle di questo pomeriggio oggi... diventa un giocatore in meno purtroppo. Sì, se non è in una giornata agonistica di livello viene asfaltato l'avversario. Peccato per Floro Flores, perché comunque aveva dato segnali di risveglio anche entrando nel derby con ma è capitato in una giornata dove la squadra non l'ha sorretto, esatto. Però anche quindi... io non l'ho visto molto, molto nella partita per quanto riguarda voglia, determinazione. Un peccato. Allora, scusami, adesso non voglio fare l'avvocato di Floro Flores, chiedo scusa all'amico che è in attesa un secondo. Cioè, non è che dei tre di davanti, chissà che a parte gol a parte di Galano, non è che abbiano. Sicuro. La squadra è mancata proprio, cioè non hanno avuto supporto. È capitato una giornata negativa, peccato, esatto. Perché comunque aveva dato segnali di risveglio, oggi non mi è apparso particolarmente brillante. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Sì, buonasera, sono buonasera. Io. Un saluto a, ciao. A tutti presenti. Allora, io sono semplicemente irritato, perché è stata una partita irritante, non si può definire diversamente, e non è, come ha detto Enzo, per un quarto d'ora, 20 minuti, che il Bari ha fatto quello che si presume dovrebbe essere il Bari, non è per quello che si può salvare, ma io, al di là di prendermela con i vari giocatori o con la squadra in toto, io in primo luogo, purtroppo, questa volta me la devo prendere con Grosso, che probabilmente evidenzia in alcune circostanze anche limiti di esperienza o forse un eccesso di voler tenere tutti i giocatori sullo stesso piano, però in questo modo si perdono partite e punti importanti che alla fine del campionato potrebbero essere molto pesanti. Io mi chiedo, per esempio, per fare anche un solo esempio, a parte Floro Flores, che non puoi farlo giocare 90 minuti dopo che hai visto un primo tempo in cui è stato praticamente nullo, ma un Bascia che ha giocato a Sassuolo 90 minuti, perché lo fai rigiocare tre giorni dopo, sapendo Grazie. Benissimo quali sono i suoi limiti, soprattutto a 13, per un giocatore che rallenta la manovra?
Grazie, grazie. Beh, l'abbiamo commentato un po' prima, no? La stanchezza di sì, Bassa, sì, su Bassa e le scelte, magari, insomma, sì, di Grosso. Un centrocampo più muscolare. Poi sì, Grosso avrà anche sbagliato partita, però sì, no, a questo momento la gestione del gruppo era stata, no, particolarmente perfetta, anche perché stava dando spazio a tutti e avevamo sottolineato proprio nelle scorse settimane come questo fosse un valore aggiunto per il Bari. Però su Bascia devo dargli ragione all'amico che ha chiamato. Cioè, io vedendolo in campo da titolare per tutti i 90 minuti a Modena con il Sassuolo, pensavo veramente che oggi non fosse schierato dal primo minuto. Pensavo che la formazione fosse un'altra. Però siccome fino adesso mi sono fidato e continuerò a farlo, cioè non è che possiamo adesso mettere da parte Grosso, continuerò siamo a fidarmi sempre di primi in classifica. Sì, siamo sempre, non dimentichiamo, siamo primi in classifica ancora. Continuo ancora a fidarmi di Grosso e credo che queste siano esperienze che lui, una persona che reputo molto ma molto intelligente, avrà fatto tesoro di quello che è accaduto oggi, quindi ne terrà conto per le prossime partite. Probabilmente a Chiavari si può perdere, non così, perché no, poi sì. Chiavari è un campo comunque complicato, cioè una sconfitta sì. Ci può anche stare, non in quel modo e senza giocarla. Sì, senza ombra di dubbio. Altra telefonata, poi andiamo da Italo. Pronto? Pronto, buonasera Barbara, buonasera. Sono Antonio da Bari. Buonasera. Barbara, ciao, in questo campionato bisogna, diciamo, avere carattere, personalità e andare veramente, se vogliamo essere la squadra della prima classifica, dobbiamo andare noi a impostare il gioco e dominare il gioco anche in casa avversaria. Invece questi qua, il primo tempo inguardabile per quanto riguarda il Bari. Poi una cosa importante vogliamo dire che la squadra che ha giocato a Sassuolo, anche se è una squadra, diciamo, una partita di Coppa Italia, non diciamo che è una partita, come dicono anche i giornalisti, non è una partita impegnativa, non è una partita, diciamo, di cartello, però noi abbiamo una rosa fondamentale, una rosa ampia. Io oggi non so l'esclusione di Sissé, perché Sissé avrebbe fatto bene, diciamo, in quell'area di rigore, una persona che mette carattere, mette agonismo e mette tutto, e Buccellato sinceramente in quel centrocampo per la Serie B in trasferta ci serve. Poi in corso io avrei anche cambiato mettendo Sabelli, che ha fatto una bella partita lì a Sassuolo. Ciao, una bella rosa che Grosso può sfruttare. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Gli assenti hanno sempre ragione. Sempre, soprattutto quando si perde. Sì, purtroppo sì, ma vi ricordo ancora una volta che noi parliamo dopo la partita e seduti in poltrona. Certe cose bisogna viverle in prima persona. Vivere, no? In persona e, ripeto, prima della partita, prima di giocarla, prima di vedere il risultato. Quindi, ripeto, torniamo ad avere fiducia in Grosso, che fino adesso se ne sta meritata, e io sono convinto e sicuro e certo che non ripeterà determinati errori. E affogliamo lo stadio San Nicola. Sì, mi aspetto domenica un'altra cornice di pubblico. Ma senza ombra di dubbio, c'è da battere il Palermo. Ci sono le due prime della classe. Quindi, ma al di là della sconfitta, di un po' di sconforto, però... Noi vi vedremo, da qui, sì, no, sì, Salvatore? Sì, no. Io e te siamo relegati qui. abbiamo davvero quindi pochissimi minuti, giusto il tempo per i saluti e i ringraziamenti. Allora, grazie come sempre a Salvatore Guastella. Con ci piacere. Ritroviamo domenica, si gioca sempre alle 17.30 e al San Nicola, invece per noi ci sarà Cristian Siciliani. Ciao Barbara, buonasera. Che ritroverete anche domani mattina alle 8.40 puntuali su Radio Bari e su Telebari. Si continuerà ovviamente a parlare di Bari anche nel Bianco e Rosso TV Sport alle 14.30. Ringraziamo il nostro uomo social, Italo Cinque Palmi, per il supporto. Ciao Italo, e per la regia di Telebari ringrazio Federico Semplice, Alessandra Di Lalla, per quella di Radio Bari invece Gianluigi Maggi. Soprattutto, come sempre, grazie a voi per averci seguito. Buona serata a tutti e buona domenica. Questo programma è offerto da Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Car Service Bari, nel cuore di Bari.